Detto ciò, ci serve una dialettica probabilmente convincente al terzo livello, quindi c'è Yukiko, di nuovo, passiamo l'intera giornata con lei, però no, poverina, dai. Cioè, poverina, nel senso. C'è Cie, madonna mia. Comprensione, no. Yosuke perlomeno non c'è. E beh, in realtà non mi è rimasto molta scelta. Potrei preparare qualcosa per qualcuno. Oppure potrei finire il libro. Va bene, dai, andiamo in stanza. Anche perché è vero, devo... Esatto. Dovevo vedere cosa c'è da vendere oggi. Solo per voi, talismano antifuoco. Di addio alla tua paura del fuoco. Che meraviglia, non credo ai miei occhi. Ma non finisce qui. Ci aggiungo anche un talismano antifuoco. Fuoco per due. Credo sia un errore come quello dell'altra volta. Abbiamo anche un'altra spettacolare offerta per voi. Balsamo vitale, incontri soprannaturali in tre facili mosse. Inoltre aggiungo anche carta maledetta per 4. Il tutto a 2980 yen. Vista la popolarità di questi prodotti, l'acquisto è limitato. Talismano antifuoco? No, perché tanto posso già trovarlo. E credo anche di averlo, quindi dai. Balsamo vitale. Hai acquistato il pacchetto balsamo vitale, carta maledetta. Perfetto. E con questo continuiamo la nostra lettura. Ancora una e l'abbiamo finito, dai. Oh, il cambio di vestiti. È il giorno in cui inizi a indossare i vestiti estivi. I tuoi vestiti estivi sono sul comò. Hai ottenuto la divisa Yasugami estiva, vestiti estivi e la divisa estiva buffa. Vabbè, grazie. Che bello vedere le ragazze con le coscette all'aria. Senti gli studenti parlare. Ah, finalmente è l'ora di mettersi i vestiti estivi. Finalmente un cambio. Spero solo che con questa pioggia non torni il freddo. Credo che quest'anno non dovremmo preoccuparcene. Si dice che ci sarà molta meno pioggia dell'anno scorso. Perché ne dubito altamente io, invece? Mattina presto, pranzo. Con chi pranziamo? Ah, aspetta, questa non è la pausa pranzo. È il pranzo. Non c'è! Ah, è vero che scemo, non ho fatto il bento. Star, amico, compagno, sei libero oggi, vero? Vero? Vuoi passare la giornata con Yosuke? Decido dopo, scusami, non lo so. Magica. Starai scherzando? Beh, però pensaci, ti prego, ti aspetterò dopo le lezioni. Cosa vuoi fare? Sembra importante. Forse dovrei farlo. Porino, effettivamente non... mi dispiacerebbe dirgli di no. Buon pomeriggio, siete svegli oggi. Cazzo... Io mi immagino col sole adesso il 13 di giugno con sta tutona pesante addosso, madonna mia che caldo. Il giugno giapponese sa essere spossante con tutta questa umidità e il caldo. Ma non sprecate le vostre giornate ad ammuffire, l'estate è alle porte miei cari. A proposito di muffa, i batteri lattici sono efficaci nel suo trattamento. Il loro acido lattico è protettivo, ecco perché il cibo contiene i batteri lattici per evitare che ammuffiscano. Anche i vostri corpi producono acido lattico quando fate esercizio. E a tal proposito, Phoenix, dimmi, che tipo di esercizi accumulano acido lattico nei muscoli? Quelli anaerobici? Hai dato la risposta che ritenevi corretta. Proprio così, gli esercizi anaerobici come il training muscolari producono acido lattico nei muscoli. Quelli aerobici come il jogging usano acido lattico come energia, per cui è difficile accumularne. D'accordo, ora che abbiamo imparato cos'è l'acido lattico, voglio vedervi fare 10 scatti sotto con l'anaerobica. Producendo acido lattico con l'esercizio anaerobico, il vostro corpo sarà pulito e libero dalla muffa. Hai risposto correttamente. Conoscenza è aumentata, non ancora abbastanza però. Dai, voglio arrivare al livello 5 di tutto. Per oggi le lezioni sono finite, non puoi fare altro che aspettare. Come hai ottenuto la patente non conosci bene... Lo so, madonna mia. Anche se... Allora, se non fosse che c'è Yusuke che ci ha chiesto di girare con lui, avrei fatto un giro col motorino se non c'è nessuno. Però voglio vedere tutte le ragazze col vestito nuovo. Allora, Yosuke è lì. Voglio vedere... Eccola qui, il vestito scolastico estivo delle femmine. Che carino, con le calzine bianche. Non giudicatemi. Lei è sempre vestita di rosso, però. Che carina che sei da vicino. Ci sarà anche Cie? Eccola lì. Oh. Ah, la felpa non ce l'ha addosso, giustamente, perché fa caldo, ce l'ha la cinta. Carina. Vabbè, dai. Ci ha chiesto Yosuke di uscire con lui. Facciamolo, dai. Poverino, avrà qualcosa da dirci. Ehi, Star, hai un minuto? Ho una proposta che potrebbe interessarti. Disperato? Vediamo, cosa c'hai? Ottimo, muoviamoci allora. Sembra molto felice. Ah. È riuscita a incastrarci al reparto alimentare di June. Si è accettato di aiutare Yosuke al reparto dopo che ti ha supplicato. Buongiorno, salmone di prima scelta, 59 yen al trancio, come pubblicizzato?
Wow, salmone. E già che ci siete, che ne dite di un po' di formaggio direttamente dall'Italia? Ciao. Solo per oggi 289 yen. Cazzo, il formaggio italiano, che buono. Riempi che questo ripiano. Oh. Hai guadagnato 5500 yen lavorando da Junes. Alla ristorazione di Junes, ci sei venuto con Yusuke dopo il lavoro. Sono stanco morto. Hanno deciso la vendita all'ultimo istante. Papà mi intappinava per trovare degli aiutanti. Gli ho detto che non avevo tempo, ma ha fatto orecchie da mercante. Thank you. Ah, ma ehi, sono felice che sei venuto tu. Grazie. Vabbè dai, nessun problema. Sei davvero un bravo ragazzo. Yosuke è felice. Eccole qua di nuovo le stronzette. Oh, Anamura. Ancora voi? Ma che volete? Licenziatevi. Cos'era tutta quella folla di oggi? Non si respirava, a saperlo col cacchio che venivo. No, ti prego, hai ricevuto un bonus, no? Sì, 500 schifosissimi yen. Sto cercando di metter via soldi, voglio un aumento. Beh, temo di non poterti essere d'aiuto. Che senso ha allora? Che lavorate perché dovete lavorare. Le due iniziano a parlare lì vicino, hanno la voce altissima. Di questo passo mi toccherà restare in Giappone per il viaggio di maturità. Forse dovrei farmelo pagare dai miei. Perché non ti trovi un ragazzo che sborsi? Come ha fatto Saki? Ah, Yosuke si morde il labbro. Quando è stata? Durante il secondo anno? La fuga d'amore di Saki, intendo. Sì, pare che si fosse messa con un tipo di ritorno dall'università, per poi andarsene con lui poco dopo, ma è tornata subito dopo dicendo che avrebbe risparmiato per vivere da sola. Eh? Nel senso che è stata scaricata? Chi lo sa, ha iniziato a lavorare qui per raggranellare qualcosa, no? Noi liceali potremmo fare soldi facili se solo lo volessimo. Sì, vai sulla superstrada, vai vai. Il duo continua a spettegolare. Non ha importanza, è solo aria fritta, non me la prenderò. Certo che è triste sentire qualcuno parlare così. Siamo gli unici che posso vendicare Saki Senpai. Siamo speciali, unici, per cui non c'è bisogno di perdere tempo con gli estranei. Sei proprio immaturato. Dentro la TV ho visto il bambino che è in me, sentivo di dover cambiare. Yosuke sorride timidamente. È un bene che tu sia venuto, grazie a te sono riuscito ad arrivare fin qui. Dentro la TV intendevi o oggi? Yosuke annuisce con determinazione, senti che il tuo legame con lui è diventato più profondo. Eh beh, siamo passati comunque dal pensare che fosse il solito cretino della situazione a vedere comunque un ragazzo molto maturo per la sua età. Quindi Yosuke ha influenzato anche la sua persona con Auto Susukaja, che dovrebbe aumentare l'illusione. Ah, che seccatura. Oh, non parlo di te. Mi chiedo di cosa si tratti. Non saprei. Hai passato il tempo a conversare con Yosuke. A conservare, stavo per dire. Oh, ehi, okay, è tornato. Il lavoro all'ospedale ci aumenta il coraggio e ci pagano 5000 yen. Fammi vedere, non mi ricordo più i giorni già. Hai già accettato mercoledì, giovedì e venerdì, ok. Dalla seconda parte della settimana, insomma. C'è anche Kanji. Non mi va di perdere. Allora, proverei a fare una cosa. Proverei a finire il libro, visto che ci manca solo una pagina. Se non dovesse servire o non ci dovesse aumentare di chissà quanto, torniamo indietro e facciamo qualcos'altro. Ciao, sono io. Cos'è in agenda domani? Entriamo nella TV. Sai, dobbiamo allenarci, giusto per sicurezza. Ma non voglio obbligarti, quindi decidi tu. Yosuke ha riattaccato. Stai valutando di esplorare il mondo della TV. Se non c'è nessuno, lo facciamo. Anche se credo che sia proprio il gioco che ci sta dicendo. Probabilmente il gioco non prende in considerazione che noi siamo di alto livello, o che comunque prende in considerazione che devi livellare Kanji. Però noi penso che siamo già a un livello molto buono, anche perché nel dungeon di Kanji più di così noi quattro principali non possiamo fare molto. Kanji, d'altro canto, potrebbe aumentare di nuovo le statistiche, quello sì. Allora, finiamo la via del ramen. Vediamo quanto ci aumenta. Se ci aumenta di abbastanza. Conoscenza, è diventato da informato a esperto. Dialettica. Convincente, e vai. Ne è valsa la pena, dai. Ne è valsa la pena. E però ad oggi piove, e vai. Senti degli studenti parlare. Il campo scuola è il prossimo fine settimana, giusto? Ah, giusto. Non faremo altro che lavorare. Non mi divertirò per nulla. Ah, deve esserci un modo per saltare questo stupido campo. Va bene, vediamoci e tiriamo fuori un'idea per uscirne.
Non penso che la scamperanno, però. Per oggi le lezioni sono finite, non puoi fare altro che aspettare un'altra notte di pioggia. Hai tenuto la patente ma non conosci la città. Sì, sì, sì. C'è Yumi però, effettivamente. Nella TV, come ho detto, ci possiamo entrare quando ci vogliamo. E anzi, io credo proprio che il gioco ci farà entrare nel mondo della TV, nel senso, ci darà modo di entrare nel mondo della TV proprio dopo il campo scuola, nel senso troveremo la vittima, la prossima vittima, proprio nel campo scuola. Io passerei il tempo con Yumi e ti dirò, se non c'è nulla da fare fra sabato e domenica, entrerei in quel giorno nella TV. Oh, Starkun, oh già, ci sono le prove, verrai. Possiedi Fenice, non è ancora pronto a rafforzarsi? Beh, non abbiamo molta altra scelta, effettivamente. Lo farei per aumentare la dialettica e per, giustamente, sistemare il rapporto fra me e lei. Va bene, andiamo alle prove, aumentiamo la dialettica. Stai lavorando sodo, eh? Yumi abbozza un sorriso. Scusa, ma dovrei andare da sola alle prove. Devo andare in un posto. Magari faccio un salto, se riesco. Vabbè. Oh, all'ospedale, non me l'aspettavo. In un corridoio dell'ospedale municipale di Inaba. Hai parlato un po' con Yumi abbattuta. Senti che il vostro legame si rafforzerà presto. Non me l'aspettavo che saremmo venuti davvero. La sera. Nanako sta guardando la TV come al solito e ha cambiato vestitino. Puoi cambiare canale se vuoi. Nanako sembra annoiata. Potresti provare un trucco di prestidigitazione. Nanako osserva con curiosità. Decidi di mostrarle un trucco di prestidigitazione. Metti l'elastico attorno all'indice e al medio. Intanto c'è Tanaka lì. Senza farlo vedere a Nanako, lo leghi anche dal lunare al mignolo. Che stai facendo? Chiudi leggermente la mano e la riapri. L'elastico salta via dall'indice e il medio passa dall'annulare al mignolo. Nanako ha visto parte del trucco. L'ha visto! Ha fatto tipo sbroing. Ah, ma sto parlando lei. Sembra comunque deliziata. Nanako sorride allegra. Oh, la serata continua. Oh. Questo intermezzo però che abbiamo perso una sera per nulla. Ehi, socio. Ascolta qui, ho finalmente una moto. Una moto tutta mia, come ho sempre sognato. Ed è tutta la mattina che sono al settimo cielo. Quindi, perché non andiamo a fare un giro fino a Okina in moto dopo scuola? Sai, una volta me l'avevi promesso. L'operazione rimorchio, eh? Ehi, ti sei ricordato? Bravo, così ti voglio. È ora di attivare il nostro piano. Facciamo colpo sulle ragazze di città con le moto. Entro quest'estate voglio essere sicuro di avere una ragazza. Tu no, andiamoci appena finisco le lezioni. Quindi non ho scelta, eh? Una domanda? Questo fine settimana avete il campo scuola, tenete ben... Ah, giusto! È il fine settimana, non... Dannazione! Io volevo entrare nella TV proprio sabato e domenica, questo vuol dire che dovrò farlo forse venerdì. Tenete bene a mente che non si tratta di un banale campeggio. Sarà un luogo educativo per sciogliere la pigrizia che attanaglia le vostre menti corrotte dal fancazzismo. Mi farò vedere come sale la moralità e rispedirò a casa chiunque sovvertirà il morale. Tenetelo bene a mente. Che c'è? Non sapete la differenza tra moralità e morale? Moralità riguarda la virtù, mentre il morale... Diccelo tu, Adamura, sembri peccare di moralità. Maledetto Merdoka, credevo di saperlo, ma ora mi ha messo il dubbio. Scusami, Star, dimmi cos'è il morale. L'allegria in un gruppo. Vediamo. Oh, questo non me l'aspettavo. Gli hai suggerito tu, Phoenix. Ad ogni modo, sì, il morale si riferisce a un entusiasmo di gruppo di un individuo all'interno dello stesso. Vi ricordate quando quelle donne sono state uccise? Sono merdate simili che abbattono il morale della gente e la loro moralità. Ed è facile che accada anche a voi se continuate a vivere vite nella dubbia moralità e nel dubbio morale. Anche dire certe cose è di dubbio gusto. Grazie, Star. Chissà che avrebbe detto se avessi sbagliato. Yosuke ti stima. Senti che Yosuke ti siete avvicinati un pochino. La dialettica è aumentata. Okina Station. Okina Ekimae, touchaku! Vabbè. Bella la sua moto però, Ma dai! Dio mio!
Quello è vero. Però mi piace che... Ma scusa, aspetta. Un secondo, una cosa. Io non so come funzionano le leggi in Giappone o comunque... Ah no, in realtà sto dicendo una minchiata. Perché stavo pensando, scusami, questo a 15 anni c'è già un tatuaggio. Però è vero anche che in terza superiore, quando ci andavo io, c'erano ragazzi che si facevano gli uccelli qua sopra proprio la... Sto zitto che è meglio. E sì, versi 17 o poco prima comunque già si facevano. Non so perché ho pensato che per 15 anni tu in teoria non potessi fare i tatuaggi, ma se hai l'approvazione o hai soldi e tutto il resto, penso che puoi farli tranquillamente. Certo, cosa devi fare? E quindi vai, tranquillo. Bastava che lo dicevi fin dall'inizio, ciccio. Non preoccupartene, dai. Yosha, avete deciso di aspettare un po'. Il solito inizio estate è piacevole. Sono passate 3 ore, minchia. E il suo inizio estate inizia a picchiare. Oh no. Poco probabile, ciccio. Esatto, è colpa di Yosuke. ま、なんつうこと言うんだよ。大体バイクは男のアイテムっつ話っすけど。それ原付きっすよ。マジでバイクならなんでもいいんすか。まあ、確かに雑誌で見たやつはでけえバイクだったけどさ。しょうがねえだろ。夢と現実には開きがあんの。 C'è anche da dire che in realtà un sacco di ragazzini rimorchiavano appena avevano il motorino in prima superiore. Certo, dimmi. In che senso? Cosa stai dicendo? Ci proverò con quella là in fondo. Mi bastano 3 minuti. Una gara di rimorchio, Si mira male per te, probabilmente. Wow. Così sembri un maniaco pervertito, sappilo. さすが先輩っす。負けたらパン1で腸内マラソン。ついでに鼻眼鏡かけてやるら。男はダメだかんな。まだそれ言うのかよ。くそ。絶対負けねえかんな。 Per una serie di improbabili circostanze vi trovate a fare a gara chi rimorchia più ragazze. Wow. No, ti prego, devo davvero mettermi a rimorchiare. No, quella è una bambina, dai, ho anch'io una moralità. Non è il momento di giocare con l'artiglio, dovresti parlare con la gente in giro per la città, ma ti prego. Allora, sembrano tutti modelli molto generici. Non penso ci sia qualcuno che possiamo rimorchiare. Accidenti, anche oggi. Vedi una donna matura, forse dovresti parlarle. Proviamoci. Oh, hai bisogno di me? Sembri piccolo, quanti anni hai? Che lavoro fai? Sono un giovane studente.
Oh no, sei solo uno stupido bamboccio. Parole come giovane sono più adatte a donne come me. Se hai meno di 18 anni, non sei alla mia altezza, va a seccare qualcun altro. La donna non sembra interessata a te. Meglio rinunciare ad avere il suo numero. Ma va? È passato un po' di tempo. E quel ragazzino che cercava di rimorchiarmi? Perdente. Quel coso sul naso lo faceva somigliare a una mucca. Che orrore, chi si credeva di essere, un manzo di Naba? Vedi una coppia di liceali agghindate e provi a parlare con loro? No, e non parlerò neanche con lei. Parliamo con lei. Ah, vedi una ragazza ben vestita, vuoi parlarle? Proviamo. Oh, perdonami, cosa posso fare per te? Ci sto provando con te, ti va di chiacchierare? Oh, ecco, non ci sono abituata. Sembra in imbarazzo. Scusa, sono molto nervosa, non so come spiegarlo. Stai bene? Sì, questi sono i momenti in cui bisogna essere più calmi. Devo ritrovare il mio equilibrio interiore o il male entrerà nel mio cuore. La ragazza inizia a respirare profondamente. Ah, ora sto meglio. L'intervento di Dio ha salvato la mia anima. Ok. Lo sai, in questo momento il nostro mondo brulica di demoni e angoscia. L'angoscia penetra nelle anime della gente, rendendo il mondo cinico e crudele. Malattie, incidenti, sfortuna, tutti i mali del mondo derivano dall'angoscia. Apro e chiudo una parentesi. Ho conosciuto davvero persone che non parlavano di Dio, però parlavano di cose molto 90% simili a questo. Sono certa che sia stata il desiderio di speranza della tua anima a portarti da me. La ragazza sembra seria. Però non devi aver paura, c'è ancora una strada per giungere alla salvezza. Se preghi Dio, la tua anima sarà purificata e potrai condurre una vita serena e appagante. La ragazza ti fissa con occhi limpidi. Non rimandare, trova il tuo posto felice e conquista la gioia interiore. Chiedile il numero, scappa. Lei ha chiesto il numero di cellulare. Cellulare? Sono prodotti dell'avidità umana che emettono onde benefiche in grado di farti il lavaggio del cervello. Getta via subito il tuo, non ti porterà altro che sofferenza. Ascolta, gli uomini sono esseri fallaci che... La ragazza ti fa una lunga predica, non sei riuscita ad avere il suo numero di telefono, è passato un po' di tempo. E vai. Non mi ridurrò a chiedere il numero alla bambina. Donna affascinante, vedi una donna affascinante, vuoi parlarle? Ah, cosa vuoi carino? È da sola? Sto aspettando una persona. Ehi, non mi starei facendo delle avance? Ho un debole per i ragazzi più giovani. Sono innocenti, adorabili e mi fanno venire voglia di insegnare loro diverse cosette. Tu, che ne pensi delle donne mature? L'età è solo un numero. Che giovanotto pieno di energie. Non mi dispiacerebbe passare un po' di tempo con te. Ehi, ti va di uscire con me? Non oggi, certo, è solo che se ne hai voglia. Se mi direi di sì, potrei insegnarti tanti giochi da grandi. Le cose stanno andando bene. Di questo passo potresti riuscire ad avere il suo numero. Allora, ti va di giocare con me? A cosa giochiamo? Penso sia più facile mostrartelo che spiegartelo. Però oggi ho da fare, quindi non è il momento migliore. Magari la prossima volta. È la tua occasione di chiederle il numero di telefono, vuoi provare? Vai! D'accordo, ecco qui, solo per te. Chiamami, d'accordo? Ti aspetto. Ehi, ci è voluto più di quanto pensassi, sei tornato con i tuoi amici. E vai, ho ricevuto un numero. Com'è andata? そうだよな。そうよ。電話してくれって女から番号渡されたんすけど、これも数に入るんすかね。逆なんか？なんて誘われたわけ？ 1時間いくらって話すけど、何なんすかね。何なんすかねじゃねえ。そんなの数に入んな。お前はどうだ？なんかゲットできた？ Sì, tieni. Guarda qui. さすがだな。それって携帯番号？ Certo. どんな子だった？とにかくかけてみろよ。 Ma non ci penso neanche. Na. なんか言うんすか？ で Ne. Decidi di provare a chiamare il numero che hai ottenuto. Deta. Yappa honmon da ze kono hito. Oh no. Senti una voce sconosciuta dall'altro lato. Oh no. Pronto? Oi. Te me dara. Korosu kusoga ki ga.
に手出しやがって。一生立てなくしてやんぞ、くれ。二度とかけてくんじゃねえ。分かったな。声でけえ。マジっすか。わお。いや、こんなこともあるよな。うん。よし、次はラスト。俺の番だな。花村先輩も行けたんすか。へへ、当たり前だろ。番号1個ゲットしました。よ、よりプロはアーチプロ。さすがっす。まあ、よりプロはアーチ。いや、苦労したわ。すっげー生かしたお姉さんでさ、ちょっと背伸びしちったかな。大人の色気っていうかさ、早速かけてみっか。期待しとけよ。もしもし、俺っす。わかります？花村くん。うっす、バイクデートの彼です。いやー嬉しいな。あれ、でも俺の名前なんで言いましたっけ。なんでってわかるわよ、同じ学校だもの。こざ同じ学校なはずないっしょ。だってお姉さん、つうかその声、大谷花子に決まってるじゃない。あんた、私の番号調べたわけ。やっべえ、完全にやっべえ。番号間違えたか。もう一回。direi di no、ちいちょ。もしもし、俺っす。わかる？わかるって言ってるじゃない。そんなに私とデートしたいの？なんすか今の。地面の底から響くみてえな、王冠が走るみてえな。 Oh no。 忘れろ、悪いことは言わない。この番号は危ない、知らない方が身のためなんだ。あら、あんたたち、大谷さん、なんでここに。あたし、田舎が似合わない女でしょ。散歩してたら突然電話よ。ディオミよ。ほんと強引よね。バイクデートか。ま、あんたがそこまで言うなら付き合ってあげるわ。ちょ、待って。うわー、ディオミよ。ma di cosa è fatto quella moto di cartoncino? 何よ、このバイク壊れてるじゃない。あたしを誘いたいならもう少し頑張らなきゃね。いい女を独り占めするにはそれなりの努力が必要なんだから。ちよみよ、呪いか、何かの呪いなのか。Andiamo a casa。ダメだ、もはや帰りの足さえねえ。先輩、あんた精一杯戦ったぜ。俺感動したっす。俺のケツに乗ってください。家までバッチリ送りますよ。Io capisco che il motorino non era granché。わかったぜ。これが密着計画のすべてなんすね。Io capisco che quel motorino probabilmente non era niente di eccezionale. Ma da qui a saltarci sopra e spaccare le ruote in due? Dio mio! わかんな、怖えんだよ。チャリも二ケツ違法だよ。いい、もういいんだ。早くこの苦行を終わらせてくれ。È solo chiama la polizia. Fermi voi due! È andato verso la stazione e decide di tornare a casa da Konkanji. Oh, okaeri, onii-chan. Oh. Hanno portato una cosa per te, l'ho messa sul tavolo. È il pacchetto balsamo vitale. Sticker premio. Oh, Eno 3. Ricordi che oggi puoi lavorare come serviente nell'ospedale. Vuoi andare? Non lo so. Ok, ci voglio riprovare. La tizia qua, la salto. La bambina, non ci provo neanche. Ci sono loro due, vorrei riprovare anche con lei però. Purtroppo,
non è andata bene in nessun modo. E in teoria adesso dovremmo riuscire a parlarle con lei, giusto? È una domanda difficile da spiegare a una bambina dell'età di Nana. Con il tuo livello di dialettica però le hai dato una spiegazione adeguata. Visto che, che possiedi potestà, potresti aumentare il vostro legame. Va bene, dai. Ok, evviva. Nanako sembra felice. Piccolina. Oh. Hai deciso di parlare con Nanako di vita e di morte. Che tra l'altro, credo di aver appena realizzato una cosa. Mi sa che con il livello attuale possiamo anche parlare con Margaret. Devo controllare. Oh, ok, è complicato. Ma ho capito, grazie fratellone. Annuisce allegramente. C'è qualcos'altro che vuoi sapere? Beh, ecco... Oh, ci sono. Gli occhi di Nanako si illuminano. Da dove vengono i bambini? Ah, ecco. Cosa succede a una persona quando muore? Va in paradiso. Allora è vero, mamma è andata in paradiso. Nanako sorride felice. Oh. Ah già, al telegiornale hanno parlato di una rapina all'ufficio postale. Perché le persone fanno cose cattive? Non saprei. Capisco, tu non sei cattivo, quindi non puoi saperlo. Sembra sollevata. Oh. Ma se non ci fossero persone cattive, papà starebbe a casa di più. L'anno scorso ci sono stati pochi crimini e papà è stato qui tantissimo. Veniva sempre a prendermi alla scuola materna. Papà è più interessato alle persone cattive che a me. No, lo fa per proteggerti. Non capisco. Nanako è pensierosa. Sembra che Nanako stia sopportando stoicamente la sua tristezza. Senti di comprendere parte della sua solitudine. Oh, piccolino. Nanako, livello 4. Parliamo di qualcos'altro, fratellone. Hai deciso di parlare di qualcos'altro con Nanako. Si è fatto tardi, per cui hai messo a letto Nanako e tornato in camera tua. Giovedì. Pensavo sarebbe arrivato Yosuke a dirmi del suo motorino, ti giuro. Buongiorno, Starkun. Domani comincerà il campo scuola. Ok. Domani inizia. Questo vuol dire che se dobbiamo entrare nella TV, dobbiamo farlo oggi. Saremo nello stesso gruppo, ma cosa possiamo cucinare per cena? Ehi, perché non andiamo tutti insieme a comprare gli ingredienti dopo scuola? Pensaci tu, va bene? Ok. Lo farò sapere a Chia e Yosuke-kun, allora. Dio mio. Dopo scuola. Junes, reparto alimentari. Sei qui con gli altri per comprare gli ingredienti per il pranzo domani all'aperto. Io voglio la carne. Cosa ne pensate del curry? Ninjin, jagaimo, tamanegi. Che fame. Pare stiamo preparando il curry. Curry de iyo ne. Ninki number one no fukumin-shoku. Ramen to curry de mayottan dakedo. Ramen ja chotto uku to omotte. Hanamura toka donna go ga suki ka ne? Aitsu komakaku monku toka iisou da shi. Ue no kai ni ittan dakke? Kiite kuru? Soko made wa ii yo. Sore ni nanka junbi ga aru tte itte ta shi. Ne e Chie. In teoria no. È amido la fecola di patate, se non sbaglio. Esatto. Ah no, in realtà allora sì. Multiuso no, a sto punto, scusami. Esatto. La farina nel coso dei freddi. Esatto, sono d'accordo con lei io. Sono d'accordo con lei, brava. Ma sì, ma prendete tutto, dai. Andate. Ma perché no, tanto? そうだ。隠し味もいるよね。そういや、テレビで言ってたな。確かチョコ、コーヒー、チョコレート caffè ce l'ha insegnato suo giro. Lo yogurt non saprei, non mi ricordo. コーヒー牛乳でいいよね。あ、魚介も混ぜる?きっといい出汁が出る。No, per favore. Basta.
pazze, vogliono avvelenarci. Grazie a Sojiro sappiamo che il cioccolato, il caffè e anche il miele, se non ricordo male, vanno bene nella salsa. Oh, eccoti. Ma in teoria posso parlare con lui. Però prima salvo, visto che domani si parte. Pensavo di chiedergli della madre di Nanako, il tuo livello di dialettica dovresti riuscire a fargli raccontare qualcosa. Perfetto. Il tuo legame con Dojima si rafforzerà. Hai intenzione di passare il tempo con lui? Certo. Non hai proprio niente da fare. Beh, aspetta un momento. Ho ancora delle cose da sbrigare. Non posso dedicarti troppo tempo. Dojima sospira, ma sembra piuttosto felice. Sembra che Dojima stia cercando qualcosa. Eppure era qui. Dannati ragazzini. Non gli insegnano più ad archiviare i documenti come si deve. Oh, scusa, non parlavo di te. Posso darti una mano? Yeah. No, è tutto ok, non preoccuparti. Dojima sorride in modo forzato. Cercavo un vecchio articolo di giornale. Era molto rovinato, così ho fatto una copia, ma è come se fosse scomparsa. C'è un caso per cui non abbiamo ancora nessun sospettato. Visto che non ci sono nuovi sviluppi, potremmo chiederlo e dare priorità ad altri casi. Chiuderlo, non chiederlo. Ma non posso permetterlo, non esiste. Dojima ha un'espressione tormentata. Non è il momento ideale per fare domande al riguardo. Papà. Esatto. Qualcosa non va? Ho mal di pancia. Hai mangiato qualcosa di strano? Mi fa malissimo sotto lo stomaco. Che cosa? Chiamo il dottor... No, aspetta, ci siamo già passati, è la stessa cosa dell'altra volta. Non lo so. Mai. Ok, la medicina che avevamo usato è... Maledizione, chi è che chiama a quest'ora di sera? Parla Dojima, che succede? Una lettera sigillata, per me. Da parte di Ichihara-san, quando è arrivata? L'hai dimenticato? Sto arrivando. Devo andare, la medicina dovrebbe essere nella cassetta del pronto soccorso, te la affido. Dojima se n'è andato. Hai dato la medicina a Nanako e, l'hai fatta andare a letto. Qualche ora dopo... Dojima è tornato a casa, sembra di cattivo umore. Star, sei ancora sveglio? È tardi, va a dormire. Ma Nanako... Sta zitto, non è il momento. No, scusami. È una cosa personale. Dojima sembra mortificato. Come sta Nanako? Sta dormendo. Bene. Sei stato di grande aiuto. Sembra che Dojima porti con sé un grande fratello. Cosa nasconde dentro il suo cuore? La morte della moglie. Senti che il tuo legame con Dojima si è rafforzato ulteriormente. L'affinità sociale con Dojima è aumentata e Ierofante è migliorato. Si è fatto tardi, vai a nanna. Notte, Star. Vai a nanna, che sono un bambino. Auguri buonanotte a Dojima e vai in camera tua. Oggi è il primo giorno del campo scuola. Affrettati al luogo di incontro. Mattina, pomeriggio. Campo scuola, tramonto. Ah, proprio così, non abbiamo visto una sega? Oh no, hanno bruciato il curry. Gomichiroi kitsukatta. Chari marugoto nagete toka arienee daro. Steta yatsu ga hidoe tsu no. Certo. Sore ka meshi meshi. Haraetta. Dovremmo dirglielo cosa stanno preparando. Satonaka ni ha shoujiki amma kitai shite nai kedo. Se tu avessi fatto il suo confidence sapresti che non è così invece. Ti do anche la mia porzione se vuoi. Non denio sono. Ora so come qui già attenete. Io magitano si mi danda che no. No, non credo. Ore. Oh no. Come fai a rovinare il curry? No, kita kita. Tac te tac te tac. Omatase. Sono
愛情は入ってるからさ。おいしなーね。それベタなセリフだけどグッとくるな。じゃあいただきまーす。うわあう、あうわおんのあんじゃこりゃおめえら、pensavo non essere lanciato via così。カレーは辛いとか甘いとかだろ、これくせんだよ。それにジャリジャリしてんだよ。per via della farina。ジャリジャリしてる上にドロドロしててブヨブヨんとこもあって、もういろんな気持ち悪いのだらけで飲み込めねえんだよ。che stronzo adesso piangono。なんかうまく混ざんなくてさ、けどバラエティ豊かな食感がマッチいんだよ。何よ、でもそれはあんたの感想じゃん。真顔で言っとくぜ、やめとけよ、遊びで進めんのもためらうわ。Avverti di te le aspettative degli altri。 Oh no。 Vediamo se il nostro coraggio è abbastanza per mangiare。 Coraggio è andato fino in fondo。 Avverti。 Oh no。 Questo vuol dire che per farlo vabbè, fingere sarebbe brutto, dai。 Però vabbè, dai。Ci e Yuki che ti stanno fissando, sembra che non riuscirei a fare finta。 Senti che c'è qualcosa che non va appena lo metti in bocca, già dal primo boccone capisci che non è commestibile。 Oh no, non riesci a mandare giù in nessun modo。 Oh no, Dio mio, cos'è quella roba? Sumimasen deshita, gomen nasai。 Ah...どうすんだ、俺らの飯抜きじゃん。ねえ、guarda dietro di te。食えんならいいけど、こんな物体 X 無理だろ、絶対。いい匂い。大谷花子。背に腹は変えられねえ。バイクの雪辱、ここで果たしてやるぜ。Io non ho fatto niente la tua moto。なあ、大谷、そのカレー余ってね。てかくれ、くだせ、猛烈に腹が減ってるだよ。無理ね、ダイエット中だからこれっぽっちしか作ってないし。これっぽっちって軽くバケツぐらいあんじゃんよ。なあ、なんとか出前とか取れねえかな。携帯圏外だから。てか、もう食事の時間終わっちゃうし。ci toccherà andare a letto senza mangiare。男子は男子、女子は女子のテントだぞ。ほらほら、早く動け。若いもんは食ったらそっそと寝るんだ。あとは先生たちが酒じゃなかった。とにかく寝ろ。シャトー。シャトー。恨むからな。うん。あ。おやすみ。おやすみ。Almeno il riso potevate mangiarlo, quello è commestibile, scusami. Cioè, non è toccato tutto, dentro la tenda devi stare a Yosuke. Snack ne avete? Ska nande omae koko ni inno? Bakkuretara shinkyuu sase ne tte kugi sasareta nsu yo. Sore ni 1 nen no tento, soushiki mitei ni shizuka da shi. Ma omae ga itara sou naru wa na. Koko...先輩らだけなんすか？後のやつら病欠だとさ、賢いよな。なら俺ここいてもいいっすよね。Rimani quanto vuoi。お、先輩、器でかいっすね。迷惑かけないから大丈夫っす。騒がなきゃバレねえし。Secondo me ti sgamano subito。じゃ、お前寝る場所。Non so perché ma ho l'impressione che lo sgamano。すっげえ岩あるじゃないっすか。寝れねえよ、俺。ma chi l'ha messa la tenda lì、madonna mia。騒がないんじゃねえのかよ。先輩、もうちょっと奥行けねえんすか。無理無理、奥は坂になってんだよ。寝てる間にずり落ちるって。嫌なら戻れよ。そういや、先輩らの担任、モロキンとかってやつでしたか。じゃあ。さっきそいつに外で捕まったんすけど、腹立って軽く切れかけたっすよ。知りもしねえくせに、やれ中学時代がどうの言ってきやがって。しかも厄介事を起こしたら即停学とかなんとか、大概にしやがれってんだ。あいつ思い込み激しいからな。
そういや前、クラスのやつから聞いたんすけど、あの野郎、例の殺された二人のこと、ボロクソ言ってたらしいっすよ。もう、Davvero? 山のアナと小西先輩のことか。不倫だの家出だのするような人間は狙われて当然だとかなんとか、まあ尾ひれついてんのかもしんないっすけどね。嫌われてるみてえだし。あいつなら言いそうだな、たく。俺も去年越してきたとき、いろいろ言われたからな。いちいち覚えちゃいねえけど。たとえ話半分でもムカつく。Cosa c'è lì? Stronzo! Ce l'hai del cibo? Passa qua! あんなやつ、ムカつくだけ損だぜ。まあ、そうっすね。で、何食ってんだよ、おい。でかでかなポンだけにまわる。俺んだろうな、クソ。今日こそ潜水艦探そうと思ってたのによ。まこめ。潜水艦？隠しキャラっすよ。んなことも知らねえで食ってんすか。マジかよ、先に言えよ。まあ、いいけどよ。やっぱ歌詞だけじゃ腹膨れねえ。もう寝ようぜ。人のもん勝手に食ってそれかよ。あんな。漢字？お前もっとあっちだろ。あそこじゃエビ反りになるんすよ。そうか。あのさ。Finirà male questa notte。なんでこのテント来たんだ？あ？さっき言ったじゃねえすか。んだよ。なんなんすか？この際だから、その、正直に言ってほしいんだけど。Cosa ti deve rispondere? お前って、やっぱ、あっち系なの？あっち？俺ら、低層の危機とかになってる。Dio mio, Yosuke, quanto sei stupido。な、な、な、何言ってんじゃん、おら！そう、そんなんじゃねえっつってんだろうわ！ちょっと待て、なんで豪快に挙取るんだよ！なおさら本物っぽいじゃんかよ！ついてなわけねえだろうが。そんなのはもう済んだ話だ。今もうそのなんつうか口ごもんなよ、怖えよ。今はもう女ぐらい平気ってことっすよ。証明できんのかよ。証明だ。ねえ、esatto come。じゃなきゃ俺ら一晩ビクビクしながら過ごすことなんだろう。Tu rimarresti qua perché sono omofobo。もういいっすよ。なら俺女子のテント行ってくっすよ。ecco lo sapevo che faceva sta cazzata。そりゃまずいって、いちいち極端なんだよ。バレたら定額って自分で言ってたろ。モロキンにまで目つけられてんのに。んなことで引き下がんな男じゃねえ。こいつ本気で行きそうだぜ。なあ、お前からも止めてくれよ。dacci dentro。 no, non farlo dai。 a non farlo。Aumenta la statistica di dialettica, ma non ascolta. Miona, utare in cacherate, damate la recca! Senpai ni mo miste arsio! Moro king a nambo no monja! Tatsumi kanji namen na ora! Ah, cio, oe! Dovremmo fermarlo. Ahunga, hashitte kyo. Mo shinnai ore!Certo che però sei uno stronzo, Yosuke. Intanto dentro la tenda di Chie e Yugiko. No. Nande koko dake 3 nin ka. Wakatta yo. Nemure nai ne. Onaka mo hetta. Ano kare, mo chotto tabete okeba. Kujutsu wa dekita kamo ne.Dio mio. もう寝れないし、やることもないし。そういえば、クマくん、今頃何してるのかな。一日中一人って考えても寂しいよね。そういえばあいつ、前にさ。Da fastidio anche a me ad ascoltarla, sta tizia. Oh, やだ！ユキコ、逃げようよ！逃げるってどこへ？山を降りるとかはちょっと。鼻と口塞いだらいびきって止まる。ちょ、やめなさいあんた。ねえ、ざっとらんまーざ。もう嫌。誰？Di nuovo nella tenda di stare Yosuke。ねえ、起きてる？
何してんだよこんなとこで。こっち男子だぞ。Non riusciamo a dormire di là. テントに。バカ言うな。モルキンにバレたら定額なんだぞ。戻れって。帰れないの。腐ったみかんはいねが。みだらな行為をするやつな。しょうがねえな。早く。Esatto, falle entrare fin dal principio, stupido. で、何なんだよ一体。その幹事くんが気絶して伸びちゃってる。その全然大したことじゃないよ。いきなり入ってきていきなり気絶したの。そんだけね、ユキコ。え？ああ、しーしーしー。で、そんな状況で寝れないしさ、起きたらほら騒ぎそうでしょ。だから置いてきちゃった。なんだ？話変じゃねえか？いきなり入ってきて気絶？いいか？フラチとミダラは違うんだからな。来た、近いぞ。おい、明かり消せ。クリック。 Riesce a sentire Merdoc avvicinarsi. お前ら二人いるな。返事しろ。 Non rispondere. Non siamo al bar, siamo qui. いるな。花村はもう寝てるんだな。よし、もう寝てます。寝てないじゃないか。いいから黙ってまた寝ろ。いいか、ちょっと飲みすぎたか。眠くて倒らん。Pare che Merdoc se sia andato. 一気に年食った気分。solo due su, dai. まったくだよ。危うく定額食らうとこだった。あのな、お前らのせいだからな。しょうがないじゃん。とにかくもう出れないし、朝人を起き出す前に出てっからそれでいいでしょ。なんでお前がキレてんだよ。言っとくけど、妙なことしないでよ。な、何勝手に。くそ、貸しだからな。Due ora. Prima il cibo e poi l'altro. Ergete un divisorio della terna usando i vostri bagagli. Trascorrete la notte pressati in uno spazio ristretto. Oh no. Il giorno dopo, in mattinata, tutti gli studenti sono stati lasciati liberi. Yahoo! Ma che bello, c'è l'arcobaleno. Dove sta? Stavo pensando che questa scena mi ricorda molto quella di Royal quando vanno a pulire il parco. Solo che, come posso dirlo, in questo gioco mi sembra che loro però, a parte il caso, quindi appunto il dover trovare l'assassino, entrare nel mondo della TV e salvare chi c'è dentro, loro corrispondono molto di più alla loro età, fanno effettivamente quello che farebbero ragazzi della loro età e vivono bene o male la loro gioventù. いや、なんか昨日の晩俺カーッとなってテント飛び出したような気するんすけど、おかしいな。夢だったんすかね。起きたら花村先輩らのテントエザートキティジャポルタトネラテンダ。夢だって。ああよし、とりあえず泳ぐか。先輩マジ泳ぐんすか。ほらダリーシーパスで。何見てんの？あんたらだけで入りゃいいじゃん。ノイノナビアミコストゥミ。そういや、貸しがあったよな。え？待ってよ、うちらもバス。貸しはまあそうだけど。esatto, usalo per qualcosa di più utile, il favore. してないし、いや残念だな。そうだよね。Fammi vedere, ci sta per vestito. Ah, so.飯抜き我慢してモロキンからもかばってやったのに、水遊びには付き合えないと。いや、本当残念だってば。水着持ってれば。Perché non vuoi entrare? Perché hai paura che l'acqua sia fredda? じゃーん、なんとここに買いました。Oh no。ジュネスオリジナルブランド、初夏の新作だぜ。知り合いの店員に選んでもらったんだ。結構いいだろう。うわ、引くわ。Oh no。最初からずっと持ってたの。いいじゃん、一緒にみんなで泳ごうぜ。
どうする、ユキコ。え、va bene, entriamo ormai. 水着持ってれば入れたのにね。晩飯楽しみにしてたのにな。ま、scusami, che punizione sarebbe entrare a nuotare? 俺らが助けなかったらどうなってたかな。わかったっつの。しつこい男だな、まったく。ま、poi che punizione è, scusami? そう来なくちゃ。Ah, che bello il nostro costume. È lontane da te. Ora. Cocarina. Cocarina, Cie. Oh, bellina. Fino all'orecchio rosso. Siete carine, se proprio carina, Cie. Siete carine, dai. Non ha senso dirla solo a uno. Sembrano entrambe imbarazzate. Se dicevi solo a uno, poi l'altra magari ci rimaneva male, dai. Sì, su quello non c'è dubbio, dai. Dio mio, se ti calciano dentro l'acqua ti sta troppo bene. Forse dovevo stare zitto. Lo sapevo! Madonna mia, se finivamo su quella roccia era la fine. Un vero uomo non si lascia fermare dall'acqua fredda. Che è successo ieri? Nanska. Sangue nel naso, oh no. Yada! Ma dai! Che stronza! Abunakatta. Ah! Abune yo, kochi da ro! Esatto, poverino. Non hai vestiti di ricambio. Oh no, non ho letto, scusami, che ha detto? Che vi è preso? No, ti prego! No, ti prego! No, dai, merdoca che vomita nel fiume, no! Vi odio! Ti senti come se neanche un milione di docce potessero bastare a lavarti, insieme al vomitino di Merdoka, mamma mia. Bentornato! Com'è andato il campo a scuola? Sei ancora troppo piccola per sapere. Gli ortaggi e i piantati sono pronti, vuoi raccoglierli? Sì. Beh, raccogli le verdurine, vengo anch'io. Mamma mia. Che bello! Sembrano buonissime. Abbiamo raccolto le verdure, credi che ne cresceranno altre? Madonna cara, lo sapevo io, madonna mia. Sì, piantiamo un'altra... No, ho sbagliato! Fa sì che piantare non mi faccia perdere la serata. Piantiamo il grano. Dai, va bene. Sperando che non mi faccia perdere la serata però. Ok, per fortuna. Quanto ci vuole per il grano? 6 giorni. Ma io avrei voluto piantare il cavolo, ma ero convintissimo di averne 2. Senti stremato dopo il campo, dovresti tornare in camera e riposare. Se domani non c'è nessuno, andiamo dentro il mondo della TV. A meno che, come ipotizzato, non appaia qualcuno proprio domani o oggi. Ne dubito oggi, però domani. Oggi non c'è scuola. Ti chiedi quando tornerà a piovere. Cosa potresti fare? Bella domanda. Ti ricordi di aver comprato niente? Ma io non capisco, scusami, sta cosa della televendita. Non è vero che io non ho comprato niente. Cintura del potere, ce l'ho già. Pesce enorme, un pesce raro, buono come nuovo. Più anche un cubo di ghiaccio per 4. Facciamo pesce enorme, dai. Vediamo com'è, vediamo cos'è. Ok, Mari non c'è, qua non c'è nessuno. C'è Kanji, però...
quelli della scuola preferirei tenerli appunto a scuola per non dover sprecare la giornata. Che poi non è sprecata, per carità, però. È vero, Margaret! Non ho più controllato. Ciao, da quanto tempo? C'è qualcosa di diverso dal solito. Non vedi né Igor né Marie. Eh? Oh, chiedo scusa. Ah, vabbè, sta parlando lei. Beh, in realtà sì, per parlare con te. Come mai? ここはお客様の定めと不可分の部屋。この部屋で È strano che Igor non ci sia, però. Sì, esatto, perché io devo parlare esattamente con te, tesoro. ようこそベルベットルームへ。私はマーガレット。前任が突然不在になったのを受けて招かれた力を司る者よ。主人以外の出迎えを受けた人なんて、もしかしたら初めてじゃないかしら。ベルベットルームは 招かれる客人の心と不可分。景色も住人の姿も、その時々の客人の数や定めに応じて主に選ばれ変わりゆく。少し話しましょう。Certo, sono qui per quello. Il tuo volto su Margaret compare un tiepido sorriso. Il suo sguardo è diverso dal solito, scorgi un barlume di gentilezza nei suoi occhi. Percepisci l'accenno di un legame formarsi tra te e Margaret. Che è esattamente quello che credevo. Che nel momento in cui avremmo parlato con lei sarebbe successo esattamente questo. Ha instaurato un nuovo legame. Ti condurrà più vicino alla verità. Sarai benedetto quando creerai per sé dell'arcano Imperatrice. Già. Blink. Ha instaurato l'affinità sociale con Margaret, l'Imperatrice. Sembra che tu abbia diverse affinità sociali, incontri e parole ricorrenti. Oh, scusami, ma stai andando da sola, scusami. Incontri e parole ricorrenti, approfondendo la conoscenza degli altri, i vostri legami si rafforzeranno. Talvolta, tuttavia, una singola azione è capace di smuovere il cuore più di mille parole. Capisci, vero? Certo. L'incontro di oggi potrebbe essere classificato proprio come una di quelle singole azioni. No, ti prego, non voglio perdere la giornata, bella. Ho deciso. Il filo del destino che stai seguendo lega adesso anche me. Forse nascerà un nuovo legame. C'è qualcosa che desidero sapere da tempo e tu sei il primo ospite che ho accolto qui. Alla luce dell'incontro di oggi, in assenza del mio padrone. Credo che ognuno di noi due rivesta per l'altro una certa importanza. Margaret sta sorridendo. Voglio conoscerti meglio. Innanzitutto, dovrò chiederti di mostrarmi la tua inconsueta abilità con le persone. Vediamo un po'. Mostrami un Ippon Datara che conosce Susukaja. Forse ce l'ho, sai? Una singola azione capace di smuovere il cuore di mille parole. L'hai già dimenticato? Dunque, ho qualcosa da attendere con impazienza. Ti auguro ogni bene. Quindi non posso fonderli. Perché non c'è Igor. Che sfiga, sai che Ippon Datara io probabilmente ce l'avevo anche. E guardalo qua, caso vuole è appena tornato. Con una lettera per te, c'è qualcosa di diverso, non c'è traccia di Marie. C'è un altro pezzo di carta sul pavimento, sembra che qualcuno l'abbia scritto sopra con mano pesante. Dove vai? Non è una cosa che non è. Va molto veloce questo giro però, eh? Non sono sicura a chi si riferisca. Potrebbe benissimo riferirsi a Igor anche. Deve essere un'altra delle poesie di Marie. Ah! Nonno? L'hai letta? Di nuovo? Perché? Ma cosa ti dice il cervello? Ti ho già detto di non leggere quella roba. È una mia regola. Qui ci vivo io. E a casa mia comando io. Ti odio, razza di scemo indisciplinato. Non ci posso credere. Marie arrossisce. Non capisco. Ricordo di averla messa via.
Marie torna a sedersi, ancora in preda all'agitazione. Io credo sia Margaret stessa a metterla in giro. Quindi il nostro rapporto si basava proprio sul parlare con Margaret, probabilmente di questa cosa. Ipondatara, ok. No, ho Decagia, Decunda e Racunda. Ecco qua, Susukaja. Benvenuto nella stanza di velluto. Un ipondatara con Susukaja, hai completato con successo la richiesta. Proporzionato, flessibile, muscoloso, che meraviglia. Hai fatto un ottimo lavoro. Sei davvero una persona dall'infinito potenziale. Ora mi incuriosisci ancora di più. Margaret si sorride con gentilezza. Il tuo rapporto con Margaret si è fatto più intimo. Leggero, leggero. La finita sociale ha raggiunto il livello 2. Bene, per la prossima richiesta, portami un matador dotato dell'abilità Mahama. Se esiste qualcuno che può farlo, quello sei tu. Attendo con ansia il tuo ritorno. Ok. E questo ci porta già a dire di entrare dentro la TV. Hai già visto la sua faccia. È quasi identica a quella della ragazza che cercava la sua gemella. Mia sorella mi sta cercando. Dille che può trovarmi qui alla banchina del fiume. Non me ne andrò. Dovresti dire alla gemella maggiore che hai trovato sua sorella. Dov'è la bimba? Non so dov'è la bimba. Andiamo da Junas e andiamo nell'area ristorazione. Ah, la volpe allora viene con noi fissa. Ed entriamo nella TV. A me va bene che la volpe mi continua a seguire. Certo, se l'avessimo parlato adesso pagheremo un po' di meno per le cure. Però sinceramente cambia relativamente. Eccoti qua, senpai. Stavo morendo di noia. Ah, a proposito, percepisco un'ombra decisamente potente nella sauna dove avete trovato Kanji. Credo che questo mondo stia diventando sempre più instabile. Vorrei solo vivere qui in pace. Senpai, potresti eliminare l'ombra che vive nella sauna? Non adesso, Teddy, ma non per cattiveria, ma perché non posso. Probabilmente questo video l'avrete già visto dopo che sarò già andato in live. Però andrò in live e farò sia il castello, sia la sauna. Uno per un po' livellare, ma anche per prendere gli oggetti. Perché se tutti gli oggetti che ci servono per le varie missioni sono sparsi per i vari due dungeon, ha senso andare avanti per entrambi.